Cioè, se Ilaria è positiva non può nemmeno andare in vacanza. No, tra 8 giorni si parte. Dai, Ila, ma misura la febbre, Ila, ci vuole un minuto. 39,2. Ecco qui il test per vedere se Ilaria ha il Covid, se ha il virus. 1, 2, 3, 4, 5. Bravissima Ilaria! Questo lo vediamo subito in diretta? No, cacchio. Vabbè, Ila, sei positiva, non c'è nulla di male. Ciao a tutti funghetti e funghettine. Come vedete siamo sul letto, perché oggi volevamo fare un video bello divertente, ma è un po' così oggi, perché Ilaria ha la febbre. Quindi dobbiamo fare assolutamente, prima cosa, misurare la febbre. Seconda cosa, fare un tampone per capire se Ilaria ha il Covid. Dobbiamo mettere anche una piccola supposta. E deve anche mettere la supposta. Quindi sarà una giornata un po' così. Però ovviamente Ilaria vuole aspettare la mammina, che viene la mamma, quindi aspettiamo la mamma di Ilaria, che dovrebbe venire a momenti e ci porterà il tampone. La chiamo un po', che aveva detto 5 minuti e sono 20. La chiamo? Sì, aveva detto 5 minuti e sono 20. Ma tu come ti senti? Io mi sento un po' così bene. Funghetti, iscrivetevi al canale così mi passa la febbre. Ragazzi, credo che mi sono pisciata sotto. Che cosa? Ho fatto la pipì sotto? No, scherzetto. Questa, anche quando la febbre, ha voglia di fare scherzetti, veramente. Comunque, sta arrivando la mamma. Ecco il termometro. Ilaria, ragazzi, non vuole misurarsi la febbre, perché sa che se ha la febbre, se ha il virus, non può andare in vacanza. Quindi ora speriamo bene, veramente, perché cioè fa caldo estate, rimanere a casa col Covid, col virus, è veramente bruttissimo. Tenete. Dai, Ila, ma misura la febbre, Ila, ci vuole un minuto. Dai. No, però no. Ma sei già più bello? Hai capito che ti ho appena detto? Se sei positiva vai in vacanza da sole. Oh no. Tu rimani un po' più. Cioè, se Ilaria è positiva non può nemmeno andare in vacanza. No, tra 8 giorni si parte. Speriamo di no, ragazzi. Nel mentre, la vuoi raccontare una barzelletta? Cosa dice un pesce con un polpo? Cosa dice un pesce e un polpo? Aspetta. No, non lo so, dimmelo tu. Polpaccio. Polpaccio? Beh, non è che ha fatto proprio molto ride, però. Forse è la febbre. Sta zitto, sta febbre. Non me lo fa pensare. Ci devi pensare. Sto tirando. 39,2. 9,2. Però posso dirti una cosa, nonostante che hai 39 febbre, non sei proprio così moscetta moscetta. Come ti senti tu però? In che senso moscia? Non sono moscia. No, nel senso moscetta, nel senso. Non sono moscia. No, moscia in quel senso, nel senso però sei abbastanza attiva. Vabbè, adesso però dobbiamo fare la cosa più importante. Il tampone. Ecco qui il test per vedere se Ilaria ha il Covid, se ha il virus. Speriamo di no, ragazzi, che vi ripeto, se ha il virus non può partire in vacanza la mamma. Più che altro poi siamo preoccupati perché ha la febbre alta. Quindi adesso lei ha voluto aspettare giustamente che arrivava la mamma per farlo insieme a lei. Speriamo bene. Io parto. Come parte lo stesso, Ila? Ma senza di te. Ma non aiuti. Questa è la scatola della vita. Ma lo sappiamo fare? Cioè, certo. Lo faccio io, che io una volta l'ho fatto. Io ho fatto 200 volte. No? Ok. Speriamo bene. Questo, grazie. Speriamo bene. Non lo vuoi fare? Dai, Ila, lo devi fare. No. Dai. No. Ilari, lo devi fare, Ila. E che fai? Se non lo fai rimani comunque a casa, dai. Oh, santo cielo. No. Ma mamma di Ilari, ma chi lo stai a farlo? Ha sbagliato un buco del naso, l'ha fatto all'orso. Devo vedere se mi ricordavo cosa si faceva. Beh, così lo faccio. No, però mettilo così. No, all'orso! A Ilaria! Ila, però non ti devi muovere, mamma, Devo chiamare il tamponista, come dici tu? Chiamiamo il tamponista. Chiami la tamponista? Sì. Eccomi, ciao, sono la tamponista. Ciao, sono la tamponista. Parla bene. Io parlo così, mi chiamo Ludovica. No, chiamami Francesca. Oh, mi chiamo come pare, dai. Dai, adesso non ti parlo, dai.
Dai, Ilaria, una volta che te lo faccio non ti rimuovi però, mamma, se no abbiamo sbagliato e dobbiamo rifarlo di nuovo. Dai, Ilaria, resisti su, ci vuole un attimo, ma poi l'hai fatti 100 volte in farmacia anche con papà. Ilaria, io adesso apro questo, appena apro questo devi farlo subito perché sennò poi non viene, ok? Ilaria, veramente. No, Ilaria, veramente? Dai, Ilaria, sto aprendo questo. Papà, reggi. Schiamo. Pronta, fermati, eh. Io non ti accorgi nulla, Ilaria, non te devi muovere. Ila, ci vuole un attimo, Ila. Ecco, ma conta fino a 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Bravissima, Ilari! Sei stata bravissima! Adesso mischiamo il tamponcino nel flacone. Com'è andata? Bene. Bene. Che senti? Sento tipo niente. Ok. Ti sotturate le orecchie. Eh? Ti sotturate le orecchie. Sì. Ok, e adesso bambino bisogna solamente Adesso lo dicevo. Adesso te lo dico con la voce di Topolino. Ehi, brava Ilaria. Adesso bisogna solamente aspettare l'esito del tampone per vedere se sei negativa o positiva. Oh oh. Ehi, lo strumentavolo di oggi lo sai qual è? No. Lo strumentavolo è il tampone. Adesso, ora ora scopriremo se Ilari è positiva o negativa in diretta. Che ansia, Ilari, io ho molta ansia, tu? Questo lo vediamo subito in diretta? In teoria ci vogliono 15 minuti, però quando sei positiva di solito escono subito le tue vignette. Oddio. Sta iniziando a essere viola. Ila, che sta piangendo, no? Ah. Vabbè, anche... Questo lo chiudo sul Covid. No, che non si sa, magari non sei positiva, vediamo. Vabbè, anche se, a parte che anche se in realtà la tia non è uscita, però per essere sicuri dobbiamo aspettare 10 minuti. Vabbè, anche se fossi positiva, Ila, non succede nulla, eh. Ma fermo. Fermo! Che mi rovini il tamponetto. Ila, no, cacchio. No, Lori, una... La C è positivo. Dove stanno le istruzioni? Se leggo le istruzioni ve lo dico. Ti ho letto bene, guarda. Vabbè, non succede nulla, Ila. Vuol dire una lignetta. Vabbè, Ila, sei positiva, non c'è nulla di male. No, ma già... No, non è vero, mami. Non è vero, mami. Non è vero, sono negativo. Ila, era uno scherzetto, papi, non c'è... Amore, non piangere, Ila! Era uno scherzetto, ma come l'abbiamo detto prima che eri positiva? Amore... È andata benissimo, sei contenta? Allora, raga, prendete la situazione è questa. Ilaria ha la febbre altissima a 38,8. Ecco qua, come potete vedere, 38,8. Quindi adesso Ilaria prende la medicina, farò un po' di lagna, un po' di pianto e vediamo un po', speriamo che gli passa. È meglio, così ti passa subito, papino, dai! No, vediamo qualche altro! Ora te la vado a comprare quella goccia, allora, adesso rimettere questa. Voglio qualche altro! Allora, Ilaria è stata... No, brava. Di più. Bravissima. Ho preso la medicina, vero? Che ho fatto? Quindi adesso, visto che è stata bravissima, come promesso, adesso mamma va a comprare le carte dei Pokémon che gliela piacciono molto. E anche le gocce. E anche le gocce. Così dopo se ti si rialza la febbre, spero di no, prendi le gocce. Ok, le vuoi prendere ora? Mamma. Le gocce prendi le gocce dopo. No, allora no. Cioè adesso vuoi prendere più medicine tutte insieme? Una. Perché ti piacciono le gocce, le medicine? Vabbè, dai, facciamo prendere subito. Allora ragazzi, è passata la notte, ma Ilari ha avuto ancora la febbre alta, quindi abbiamo chiamato il dottore e ha detto che forse è il caso di portarla al pronto soccorso, anche se non c'è nulla di grave, però quando la febbre non scende molto forse la dobbiamo portare, ecco, forse la dobbiamo portare per fare un controllo un po' più approfondito. Ora vi faccio, se riesco, vi faccio un attimo vedere e altrimenti comunque ragazzi continuate a seguirci e vi teniamo aggiornati. Ovviamente se volete potete anche rimanere aggiornati seguendoci su Instagram.
qui vi sto mettendo le storie in tempo reale, quindi ecco qui ci seguite su Instagram, potete vedere quello che sta succedendo al momento. E adesso vediamo se riesco a farvi salutare un attimino. Eccoci qua ragazzi, quindi diciamo il video per il momento termina qui. Vi aggiorniamo tra poco, ora prendiamo Ilari, la vestiamo, andiamo in macchina e... Ciao, ciao ragazzi, a domani.